Paga sta acqua! Oh. Allora, che spazio elettore. Un giudizio da parte. Un giudizio da parte tua del sito che ho appena finito di realizzare. PakiTube 86. Vediamo, sì. Mi pare che l'ho già visto ed è molto bello. Aspetta, sta caricando. Ah sì, l'ho visto. Mi piace. Mi piace. L'unica cosa che non mi piace è che ci sono quelle due immagini in alto che muovendo il browser stanno sempre fisse. Molto meglio se si muovessero insieme al sito, no? Però è bello, sono tutte le icone belle. C'è qui, non so che JavaScript è usato tipo jQuery, che puoi andare di qua a scorrere, di là a scorrere, di qua, bellissimi, che li uso anch'io sempre. Anche la navigazione è molto bella. Anche l'iconina molto bella. Ah, le icone non so quali hai preso quelli Bright oppure Financial Icon, che erano gratis, ce l'ho anch'io e le uso sempre anch'io. Molto bello. Chi siamo? Un sito molto bello. Ah, chi è quella lì? Chi è quella lì? Molto bello. Dove siamo? Ciuschi? Ciuschi ha fatto il danno. Deve avere. Oh, ho visto una cosa. Ho visto una cosa perché l'altro giorno tentavo di farla anch'io. E sembra fare, invece non è facile. Ho visto che hai messo la mappa di Google nel tuo sito. Però è solo uno screenshot. Ah, no, non è uno screenshot. Ah, no, no, ecco. Com'è che hai fatto? Devo copiarti subito il codice. Che l'ho fatta per la seconda volta, l'ho inserito, però ho avuto un po' di difficoltà a mettere tre di quei bookmark lì che ti fa vedere l'indirizzo. È fatto un po' male sto Google, critica Google, ha fatto male sto cosa di implementazione delle mappe. Prima devi crearti la tua key e quello ci siamo, anche facile. Però dopo, quando devi mettere tre bookmark, tre di quei cosi lì, devi andare a mettere le coordinate. Però te hai quello lì tipo proprio da Google, a meno che un iframe, perché ho visto che WordPress te lo fa mettere tipo iframe, però non ho capito come faccio un plugin. Comunque basta, il sito è molto bello, solo quelle due immagini in alto. Se si spostassero con l'intero sito sarebbe meglio. Per far ciò basta che metti quel div relativo, no, assoluto, e poi metti il div di tutto il sito web relativo e dopo si sposta. Prossima! Basta, anzi ti banno perché ti hai scoperto troppi trucchi CSS, poi mi rubi tutti i trucchi. Ma hai legge rubati tutti. No, va bene, ti tengo. Adesso ti scopio come hai fatto fare la mappa di Google. Allora, verde Milonga Weed. Ciao, sono a Roma. Credo che a giorni ti chiamerò. Chiederò una manina per il comando Live Trace di Illustrator. Dovrei fare una tela digitale di un paio di metri con due per due, con un collage di immagini live, 3K, di fotografia, sfondo che non c'ho voglia. Se hai voglia di aiutare, magari ti spiego un po'. Eh sì, non c'ho voglia. Vabbè, mandami un'altra email. Spiegami i problemi e io ti dirò le domande e risposte. Sembra molto difficile. Poi Live Trace cosa serve? Non ho capito il Live Trace cosa serve. Serve per fare una cosa, però. TopCon 79. TopCon, forse non lo sai, ma c'è un dispositivo che monta Windows Mobile che serve per tracciare. Sono un dispositivo professionale che serve agli impiegati del gas o persone che geologi. E non lo so, è un cliente che ci avevamo che ci faceva fare un sacco di robe e tra uno dei loro prodotti c'era proprio il TopCon.
Allora, avevo in mente un'idea per l'applicazione, solo che non so se tecnicamente riesco. Essendo una persona... Ah, l'ho già risposto. E volevi fare praticamente un esposimetro. Sì, però non so come si fa. Devi contattare un programmatore. Il programmatore amico mio, che si chiama Dimitri, è impegnatissimo. Quindi non fa neanche più le applicazioni super fantascientifiche di mia iniziativa. E quindi non ti posso aiutare. Pensa, ha dato un calcio alla fortuna. Avevamo potuto fare milioni con il programma 3D che ho fatto vedere nel video prima, per fare le immagini tridimensionali. Prima pagina di iTunes. E basta. Ci siamo ritirati dal business. Abbiamo fatto troppi soldi. Scuola e lavoro in USA. Ciao, ho visto i tuoi video, ma non so che cosa hai fatto per andare in USA. Intendo dire, quale università, quale lavoro, perché l'audio di alcuni non si sente. Allora, farò una puntata speciale, un remake, allora. Così non mi chiederanno più. Allora, se puoi dirmi... Se dovessi consigliare a qualcuno in che cosa laurearsi, diresti ingegnere elettronico, biomedica, automazione, industria del porno movie, economia e finanza. Io direi senz'altro... informatica, economia e finanza, e l'arte di derubare i clienti anche, però, perché anche cioè l'arte della truffa non è male, no? Tipo, vedevo quel servizio di Striscia Notizie, bellissimo. Oh, questo qua dice, chiama le aziende di tutta Italia, dice ok, siamo telefono, servizio telefonico, vorremmo controllare i vostri dati, bla bla bla, qual è la partita IVA, sì, ci abbiamo tutto, ok, perfetto. Riceverà una nostra fattura di 291 euro. Praticamente questa società, se non avete visto Striscia Notizia, conta tutti questi a caso, poi trascrive gli indirizzi nel loro sito, che non è quello ufficiale elenco del telefono italiano della SIP, e un'altra, e poi ti manda la fattura. Però non è che ti dice, ah, guarda che stai firmando un contratto, noi adesso ti spediamo i soldi, ma non, cioè, non, dici tutto a caso. E loro, sostenendo che hanno la registrazione di questo contratto, in cui però la parola contratto non viene mai detta, pensano di essere dalla parte del giusto, si sono già fatti un casino di milioni, e chissà mai se verranno condannati. Mai. Francesco XD. Secondo te cosa annuncerà l'Apple riguardante l'iPhone oggi? Secondo me annuncerà gli MMS, poi il copia e incolla, poi sbloccheranno la funzione di navigazione GPS, poi un sacco di notizie, molto bello. Secondo me adesso il nuovo firmware uscirà verso giugno, così. Un sacco di cose. Il tethering. Oh, e basta. Questa era l'ultima risposta ai lettori. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.